Salve a tutti Blazers e benvenuti in questa nuova puntata di Planetary Confinement. Ci eravamo lasciati con una quest molto importante in ballo, molto lunga anche e molto faticosa da realizzare, tant'è che io sono tipo spettinatissimo perché qua è tutto un casino. Ma ho i materiali ragazzi, come vedete ci ho voluto un sacco di tempo. E con questi materiali voglio andare a fare questi, esattamente, i Zinc Ore Dust e gli Iron Ore Dust. Ce ne servono 9 per fare poi 3 lingotti di acciaio temperato, no, galvanizzato, scusate. Potremo minare i minerali che avevamo trovato e spero che in questo modo completeremo la quest più velocemente. Me ne manca uno! Fai il bravo. Ah, me l'ha già dato! Sì, me l'ha già dato, ok, vabbè, usiamolo tutto, già che funziona molto bene adesso, quindi facciamo anche 9 ore di ferro. Ok, fatto ciò, non ci resta che cuocere questi, così ci prepariamo il nostro piccone e con quello andremo a picconare i minerali che avevamo trovato. Speriamo finalmente di fare questo decostruttore, perché sarà una roba veramente enorme da fare. Nel frattempo noi potremmo far crescere qualche piantina. Zappa, 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 carota, tac, non ci basta la polvere, tac, ecco qui le carote, bella lì, altre carote, porco due, perché è proprio ora, eh? Perché è proprio ora, bastardi, chiudi la porta, no, no che entrano tutti, merda, dov'è l'arma? Eccola. Morite malissimo. Bastardi. Mi uccidono sicuro. Mamma mia, i numeri sto facendo i numeri. Vai, muori. Ok, vai così. No, ce n'era uno nascosto per poco. Allora, oh, finalmente. Dammi un elmo subito. Subito. Dai, cazzo, l'elmo volevo, non sta merda. Eccolo qui. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, ogni volta un macello. Dov'è l'arma? Proprio l'arma devo perdere, eh? Ah no, l'ho data alla statua, che cretino. Dammelo indietro! Oh, dannato ladro. Finiamo il discorso delle carote, così abbiamo anche del cibo extra, che però metterei via, perché tanto possiamo mangiare questi sticky goo. Vabbè, dai, mentre qua ci iniziamo a fare questi dannati ingot, quindi facciamo così. Dai che manca poco, abbiamo sto cazzo di piccone finalmente. Ok, e anche il terzo c'è, quindi lo mettiamo qui con 2 bastoni e abbiamo il piccone di acciaio, ragazzi. Il piccone di acciaio spero che distrugga qualsiasi cosa. Nel mentre è cresciuto un melone qui, mi fa piacere, raccogliamolo subito. E a questo punto sta forse venendo la notte, ma io voglio quei cazzo di minerali che mi sembra si trovino qua da qualche parte. Probabilmente si trovano lì. E già che ci siamo potremmo anche pensare di andare in quella casa a trascorrere la notte e nel frattempo riempiamo le bottigliette d'acqua. No, una sandstorm! Una sandstorm e lì non c'è la porta! Merda, ho fatto una pirlata. Ci dobbiamo riparare in qualche modo. Mi son perso, dov'è? Eccola. Allora, prendi della sabbia. Buono. Fai così. E ci siamo chiusi in una tomba praticamente. Ci sono anche i cadaveri. Buonanotte allora, sogni d'oro. Aspetteremo qui il ritorno del giorno. E tu, testina, ti posso raccogliere. Vediamo se i minerali erano da questa parte a questo punto. Eccoci qui, ragazzi. Yes. Prendiamoci tutti questi dannati minerali. Questi droppano direttamente il lingotto, oltretutto, mentre gli altri sono da mettere nella fornace. Però in realtà sono pochissimi. Potrei aver fatto una cazzata in questo momento. Potrei. A meno che non si trova un'altra fossa con altri minerali. Lì c'è un'altra casa. Ho già preso la terra e tutto quanto, non avevo preso però la porta. E direi anche di riempire le bottigliette. E niente, a questo punto facciamoci un giro in altre zone, sperando di trovare altre risorse. Una montagna. Sicuramente nasconderà qualcosa. E infatti c'è una rovina qui. Ok. Wow, un sacco di minerali, ragazzi. Sì,
Cazzo, perfetto. Dobbiamo scendere da qui. Però la scala è rotta in quel punto. Come faremo a risalire? Oddio, dai, non pensiamoci per... What the fuck? C'è un piccone qui? O sbaglio? C'è... Perché c'è un piccone che vola? Che cazzo? Mi pigli per il culo? Vabbè, noi ci prendiamo i nostri minerali e direi che siamo rientrati dall'investimento. Quindi così già il piccone ha ridato quello che è costato, il che mi fa molto piacere. Però a questo punto dobbiamo trovare un modo per risalire, quindi prendiamoci della sabbia. Vai, sali. Ok. Ok, e siamo fuori. Bella lì, ragazzi. Bella lì. Allora, da questa parte io non vedo niente. Là c'è qualcosa. Cos'è sto posto? Sembrerebbe essere sicuro. Blocchi di carbone. Ma dai. Wow, questi ci saranno molto utili. Prendiamoli tutti. Mi sono perso, mi sa. Allora, la navicella dovrebbe essere più o meno da questa parte. Là vedo una casa, per cui potrebbe essere laggiù. E benché ci servano le enderpearl, e quindi ci serva anche di restare fuori la notte per cacciare, non vorrei mai morire qua in giro e perdere tutti i minerali. Eccola! Mamma mia, mi stavo spaventando tantissimo. Ma la navicella è lì. Ecco, è già spawnato il mondo. Mi fa molto piacere, lì c'è anche una witch. Ricordate che abbiamo un carico di minerali preziosissimi, quindi mannaggia voi, stupidi ragni, statemi lontano. Potremmo anche iniziare a pensare di prendere un blocco di ferro. Anzi, facciamolo. Ecco qui. Ferro ce l'abbiamo, torniamo in casa. Wow, e siamo sani e salvi. Lo possiamo scomporre? No, qua sì però. Fregato. Fregata mappa, abbiamo anche un sacco di carbone, perfetto. Cuociamo solamente lo zinco. Lo zinco è già sotto forma di lingotto, quindi non serve. E il ferro non ci serve cuocerlo, perché lo abbiamo qui, è inutile. Ci serve però un sacco di zinco in più, così non ci siamo assolutamente. Perché dobbiamo fare? Dobbiamo costruire il deconstructor che richiede, mi pare, esatto, 5 lingotti di acciaio. Quindi 5 per 3 ci servono 15 lingotti di zinco. Potremmo provare a farmarli dalla sabbia. Sembra anche funzionare bene oggi, quindi dai, ce la possiamo fare. Perfetto, usciamo a spaccare i crani. Dov'è andato l'Enderman? È laggiù, è laggiù. Lo dobbiamo shottare dalla distanza per attirarlo qui. Vai! Non l'ho preso per un cazzo. Ma porca Eva. Wow! Wow! Che ci fai qui, amico? No, 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 no. Non le voglio le tue bombe. Muori, 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 muori. Ok, seme. Ci serve... Eccone uno. Conviene andare ad ucciderlo. Muori in fretta. Anche tu, ragno, però ti devi levare. Ti devi levare. Bene. Muori, muori, muori. Muori e droppa. Muori e droppa. Non ti chiedo altro. Non ha droppato un cazzo, ovviamente. Sì, vabbè, 80 creeper. Il corteo li stanno facendo. Ehi, basta. Basta. Quanti siete? Quanti? L'enderpearl! L'enderpearl! Ok, levatevi da lì. Levatevi. Bravi. Bravi. Vai, corri. Corri, corri. Ah, esplodo. Esplodo. No, 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 no. Non voglio morire. Fammi mangiare le tue carni. Marce. Devo recuperare fame. E salute, soprattutto. C'è un altro enderman lì. Dai, ce la possiamo fare. Vieni da bravo. Oh, merda, alle spalle. Alle spalle. Si è rotto, si è rotto. Si è rotto, si è rotta l'arma. Si è rotta l'arma, ho il piccone. Ho il piccone, sì. Sì, ok, ne abbiamo due. Ne abbiamo due. Ah, merda, merda, merda però. Se anche mi sparano un colpo sono finito. Devo correre a casa assolutamente, evitando tutti. Vai così. Vai così. Dai, corri. Entra, entra. Wow, siamo salvati per pochissimo. Ah, la temperatura è troppo alta, devo bere. Potrei... Sì, ma sì, ammazziamoci, ragazzi. Suicidiamoci. In modo da rifullare la vita. Ora sono tornato in vita. Cerchiamo di rimetterci subito il casco. Ci serve solamente un altro Enderman. Sta venendo il giorno. Merda. Eccolo! Eccolo, dai, ragazzi. Ce la possiamo fare. Ok, c'è anche un mini zombie. Ce la dobbiamo fare, però. Dobbiamo farcela. Ecco, spara l'Enderman, non a me. Dai, dai, sì!
Non ha droppato. Non ha droppato, mannaggia lui. Non ce ne sono altri, ovviamente. A questo punto facciamoci così altre polveri. E poi devo aspettare la notte. I 6. Vai così. Allora, questi vanno qui. Perché sono tutto lento? Cazzo, un Enderman che sia uno! Per piacere, non c'è. Cioè, veramente, non c'è un Enderman stanotte. Uno! È impressionante sta cosa. Eccolo! Eccolo! Sì! E ho finito la fame. Ho finito la fame. Porca troia. Allora, lì ci sono 80.000 creeper. Come facciamo qui? Come facciamo? 80.000! Enderman, aggrami! Aggrami, ti prego, seguimi, seguimi. Oh mio Dio, un esercito, È un cazzo di esercito. Vieni, Enderman, voglio solo te. Voglio solo te. Muori, muori in fretta, muori in fretta. Muori, ti prego, sì. Non ha droppato niente, non ci credo. Aia, no. No, no. Lasciami in pace. Lasciami, no, dai, sull'uscio. Mi ha ucciso, adesso entrano tutti dentro. Mio Dio, mi sto buttando in un macello, cazzo. Fanculo, fanculo, muori, muori subito, muori, oh mio Dio, ce l'ho attaccato alla faccia. Cazzo, cazzo, aia, aia, ok, è morto il ragno è morto. Tu muori pure, mi lancio alle pozioni, dalle spalle, ovunque, mostri ovunque, ho tutte le mie risorse con me, sono un pazzo, sono un folle totale. Vai, Enderman, muori, muori e droppa, sì. Sì, via, fa culo, scappo. Scappo tantissimo, scappo tantissimo. Dopo 45 minuti di registrazione, ragazzi, ce l'ho fatta. Ed è la seconda puntata che dedichiamo a sto robo. Sì, siamo salvi. A questo punto iniziamo subito a fare i lingotti. E ci siamo, ragazzi. Abbiamo i 5 lingotti che ci servono. Ora mi serve un altro blocco di ferro, però. Prendiamolo subito al volo. Dai. Mettiamoci qui, 3 enderpearl, un blocco di ferro e 5 fottuti lingotti. Yes! Yes! Sì! Quest fottutamente completata! Mamma mia, la quest più difficile in assoluto. Mamma mia, sei stata dura. Ora sto a fare dove lo mettiamo. Io lo metterei qui. Spero che vada bene. Ok. Come funziona? Ci devo mettere il micelio, suppongo. Vediamo subito la prossima quest, dunque. Grapple, grapple. Ogni avventuriero ha bisogno di un uncino per aggrapparsi. Sfortunatamente non è facile da fare. Che cosa è facile in questa mappa? Ma sono sicuro che potrei usare il decostruttore per ottenere alcune delle risorse per esso. Buona fortuna. Sì, è proprio un uncino. È un rampino da sparare per attaccarsi. Ci servono delle corde, un altro steel ingot e 2-3 ingot di ferro. Devo forse utilizzare il micelio. Ho ottenuto della terra e dei funghi. Proviamo a prendere blocchi a caso e buttiamoli dentro. Ah, dai, come on! La terra, forse? Non fa niente. Mi stai dicendo che è buggato? O come cazzo si usa sto robo? Ok, ragazzi, la prossima quest ci richiede altri materiali difficili da fare. Soprattutto i lacci. Liane sono quelle che abbiamo trovato nella montagna. Noi abbiamo una forbice, se non sbaglio. Eccola qui. Possiamo andare a raccoglierle. Quindi per quello si può fare. Lo steel ingot sarà complicato da riottenere. Quindi ragazzi, se sapete di più sul funzionamento di questo blocco, fatemelo sapere, perché non c'è stato spiegato nulla. Io per adesso vi saluto. Finalmente abbiamo risolto questa complicatissima quest. E ci vediamo nella prossima puntata, dove spero di fare più progressi, perché queste due puntate sono state veramente un casino. Un saluto da Eren Blaze. Ciao a tutti.